Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un video molto breve come aggiornare Golden sulla nostra PlayStation 4. È stata rilasciata da poco la versione 2.4b18, è una beta, la versione più stabile ricordiamo che è per ora la 2.3, però comunque questa versione nuova introduce una feature, ok? Ovvero il cheat, il modo in cui si possono appunto aggiornare. Vi ricordiamo di seguire il canale, mi raccomando, per supportarci, per farci andare oltre, per farci andare ancora più in alto, tra virgolette, in quello che possiamo. Voi sapete che noi è una passione e quindi col vostro supporto sicuramente diventerà magari qualcosa di più, chi lo sa. Detto questo, ricordatevi di mettere il segui, di condividere il video, di mettere mi piace se vi è piaciuto e se avete qualsiasi problema venire su Telegram, dove abbiamo tanti utenti e possiamo darvi una mano, ok? Detto questo, andiamo a vedere come fare semplicemente. Bene, per prima cosa, come al solito, bisogna andare a prendere il nostro file dove si trova? Si trova su internet, ovviamente. Andiamo su questa pagina dove abbiamo Golden. Come vedete, qui a destra, in basso, abbiamo la latest, ok? La 2.3, che è quella, diciamo, stabile, ok? Queste versioni sono quelle che sono stabili, quelle che loro dicono, ok, questa è quella che funziona. Poi avremo invece la versione, quella beta, che è questa qua, come vedete, la 2.4b18. Per scaricarla non facciamo altro che andiamo su questo tasto code, andiamo su download zip e si scaricherà, ovviamente, eccolo qua, Golden 2.4b18. Cosa dobbiamo fare con questo file? Semplicemente andarlo ad aprire con un, ovviamente, estrattore tipo 7-zip, WinZip o WinRAR. Andare a prendere la cartella e metterla sul desktop. Dentro cosa ci sarà? Dentro ci sarà, ovviamente, il nostro file bin, golden.bin. Dove va messo? Dentro una pennetta formattata in FAT32. Io la ho già qui pronta, andiamo ad aprirla, vi faccio vedere, eccola qui, ok? E dentro ci mettiamo il nostro file, quindi semplicemente vi faccio vedere, facciamo che l'ho messo in download, ok? Abbiamo il nostro file, scusatemi, non in download, eccolo qua, il nostro file qui, dentro nel nostro desktop, ok? Lo prendiamo, che è questo qui, e lo andiamo a mettere qua dentro. Sostituisci file, benissimo. Ok? Una volta che avremo messo la nostra pennetta in FAT32, mi raccomando, con dentro il nostro Golden, andiamo a rimuovere la pennetta, fare espelli, e possiamo passare sulla nostra PS4. Perfetto, una volta su PS4 vi faccio vedere, prima di procedere, che la mia versione di Golden, andiamo sul sistema, informazioni del sistema, come vedete è la 2.4b17.3. Ora andiamo ovviamente a spegnere la PlayStation 4 e a riniettare Golden. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire la pennetta USB, ok, dentro alla PS4 e lasciare andare Golden, che si installi Pwn. Ok, la console si sta riavviando con la chiavetta inserita e il nostro Golden inserito dentro come abbiamo visto prima. Lasciamogli fare tutto quello che deve fare e vi faccio vedere appena Golden è stato iniettato. Se notate una cosa, non vedete le app, ok, come la raccolta, come lo store, come il PlayStation Network, ok? Non lo vedete perché ho fatto un video per rimuoverle, ok? Quindi avrete solamente i vostri giochi. Ora io poi ho fatto delle cartelle e quant'altro. Ho cambiato l'icone, poi andremo a vedere poi come fare. Aspettiamo che venga installato Golden, cioè Pwn e poi Golden. Ecco qua, Golden è stato iniettato, cioè Pwn è stato iniettato. Adesso cosa succederà? Andrà a prendere il payload, vedete, successfully transferred to internal HDD, ed è Golden 2.4b18, perché la prima cosa che fa questo payload, cioè scusate, questo Pwn, è andare a prendere il payload dalla USB. Una volta che avremo installato Golden, ovviamente sarà messo sulla HDD e lui la volta dopo andrà a prendere dall'HDD.
però la priorità è su SD, mi raccomando, importantissimo. Niente, abbiamo installato Golden nuovo. Se andiamo sulle impostazioni, andiamo a vedere su sistema, informazioni di sistema, ecco qua, Golden 2.4.b18, ok? La feature che vi dicevo del manager, qual è? È questa qui. Potremmo andare su Golden, andiamo su Cheat Setting, scendiamo e come vedete sotto abbiamo, aspettate che mi tolgo con la cam, come vedete abbiamo Update Cheat Archive. Possiamo scegliere da dove, dalla USB, dalla HDD interno o direttamente da GitHub. Ok, per GitHub dobbiamo avere una connessione internet, per chi non ha la connessione internet ovviamente dobbiamo avere sì, appunto la connessione internet, se no dobbiamo andare tramite USB o HDD. Io vi consiglio quella di USB e come vedete ci chiede di mettere dentro la USB un percorso update in maiuscolo, tipo quando andiamo ad aggiornare il firmware. E dentro ci dobbiamo mettere il file zip cheat.zip. Ora vi faccio vedere dove reperirlo questo. Se invece dobbiamo andare in HD, ok, dobbiamo andare dentro HDD, update, sempre cheat, ok? Perfetto, ci dice, eccolo qua sotto, vedete, HDD, install user data, golden update e dentro la cartella cheat. Vi faccio vedere tutte e due le cose. Quindi, una volta fatto qui, possiamo anche installare, vedete, i giochi per tutti i giochi oppure per quelli installati. Quindi ora torniamo un attimo su PC. Bene ragazzi, una volta tornati su internet dobbiamo andare su questa pagina che non è altro che la repository di Golden, dove c'è Golden Cheat Repository. Scendiamo giù, abbiamo download zip database. Noi dovremo scaricare ovviamente il file che è questo qui, lui ce lo scaricherà. Una volta scaricato andremo ad aprire la cartella. Eccolo qui, andiamo a metterlo sul desktop, qui possiamo chiudere e dovremo andare a rinominare questo file così, cheat, con la S finale, cheats, ok? Dentro abbiamo la nostra cartella con dentro i nostri file. Allora, come vedete i CUSA sono questi qua con l'aggiornamento, quindi ogni gioco avrà l'aggiornamento che dovrà essere l'1.09 per questo CUSA, cioè questo gioco. Sapete che ogni gioco ha il suo uso, ovvero identificativo. E i trucchi sono in formato JSON, ok, in MC4 e in SHN, ok? Benissimo. Una volta che abbiamo questo file rinominato in cheats, mi raccomando, dobbiamo andarlo a mettere dove? Andiamo ad prendere una pennetta, qui dove abbiamo messo anche Golden, va benissimo. Andiamo a creare una cartella scritta update, ve la faccio rivedere, update, tutto in maiuscolo e dentro update andremo a mettere cheat, cheats, ok? Benissimo, andiamo a rimuovere in sicurezza, mi raccomando, la nostra pennetta, andiamo su PlayStation. Bene, una volta tornati su PlayStation, con ovviamente Golden attivo, eccolo qua, dobbiamo andare dove? Su appunto Golden, andiamo su Cheat Setting, andiamo su Cheat Source, andiamo a selezionare la USB, come vedete il percorso che abbiamo dato è Update e dentro c'è il file zip cheat, rinominato così, e andiamo a fare Update Cheat Archive. Prima scegliete se Installed Game o All Cheat, io potrei fare anche tranquillamente All Cheat, tanto il file è veramente piccolino. Facciamo All Cheat, facciamo Update Cheat Archive e lui, come vedete in alto, Updating Cheats e Cheats Updated. Noi ora facciamo una prova su un gioco, prima che mi viene la crisi. Andiamo a vedere se per caso su Red Dead, la versione 1.29, c'è qualche cheat. Quindi lo apriamo. Andiamo a premere, per aprire il menu, tenere il tasto Share attiva premuto, quindi andiamo a tenerlo premuto, eccolo qua, abbiamo tutti questi cheat su Red Dead Redemption 2, no, Reload, Infinite Ammo, ok? E questi qua sono quelli che noi possiamo tranquillamente attivare, come vedete vengono attivati, ok ragazzi? Quindi niente di più semplice, non servirà più diciamo a un'applicazione con i cheat manager tipo in più, ok?
Noi ragazzi vi ringraziamo di aver visto il video, speriamo che vi sia stato utile, mettete mi piace se lo è stato e supportateci seguendo il canale, condividendolo e venendo su Telegram se avete bisogno di aiuto, ok? Ragazzi, detto questo, semplicemente un saluto da Gamer56k e alla prossima. Ciao!